Per il campionato d'eccellenza la Nuova Gioiese saluta tutti e se ne va in Serie D. Nonostante la sconfitta di Catona, il Rende gioca a tennis con l'Isola Capo Rizzuto e aspetta per la prossima settimana la vincente di Guardavalle Roccella per il passaggio alle fasi nazionali dei play-off. Il Guardavalle con molte assenze non rischia, con il Castrovillari e al Nicola Coscia viene sconfitto dai Cosentini che grazie a questi 3 punti restano in eccellenza. Le reti di Corigliano sul rigore per gli ospiti. Nella ripresa è Caputo a rimettere in parità il punteggio con questa conclusione dalla distanza. Poi è Cavatori a segnare la rete che vale una stagione, infilando il bravo Simonetta dal limite dell'area di rigore. Con questo risultato viene inguaiato il Sersale che subisce la sconfitta con l'Asilana e deve disputare i play-out proprio con l'Asilana, ma sul proprio campo. Retrocedono direttamente Brancaleone e Siderno. Sentiamo l'intervista di Piero Cagliò a Capitan Ritano e al tecnico Gesualdo Calabrese. Capitan Ritano, finito il campionato, è finito con grande gioia del terzo posto. È una maglia che dice tutto su questa storia, sulla storia l'abbiamo fatta noi in questo campionato 2012-2013, un guardavalle veramente forte. Sì, meno male che siamo riusciti a fare i playoff. Questa maglietta è dedicata a tutti quelli che per primo mi davano per morto e invece sicuramente sono resuscitato. Possiamo dire che hai fatto un gran campionato, sicuramente quando non hai giocato per alcuni motivi si è vista la mancanza di Capitan Ritano in mezzo al campo. No, va bene, ha fatto un grande campionato quest'anno, sì, vabbè, merito della squadra, del mister, della dirigenza che ci ha creduto. Però quando non ho giocato io, quelli che mi hanno sostituito hanno fatto sempre bene. Un Capitan Ritano che deve richiamare tutte le forze, non solo sue ma anche della squadra, perché domenica c'è il Roccella qui a Guardavalle. Facciamo anche un appello ai tifosi di venire in massa perché sarà veramente una gara da spettacolo. Sì, speriamo che vengano tante persone perché a noi il pubblico ci serve ed è una nostra arma in più. Ma oggi intanto ci godiamo questa... ci rilassiamo un po', ci godiamo, facciamo questa festa. E per quanto riguarda la maglietta, era praticamente ci sono tante persone che dicono che a Guardavalle non si può fare calcio. Invece quest'anno, dico la verità, con 2 euro abbiamo fatto la squadra, siamo andati anche nei playoff. Avete fatto, come dicevamo, un grande campionato, veramente bravi, veramente complimenti a tutti. Dicevi alla squadra, alla dirigenza, all'allenatore, mettiamoci anche pubblico, anche se in alcune occasioni non è stato numeroso. C'è Ranieri che è venuto a complimentarsi con il capitano, avete fatto un grande campionato. Un grandissimo campionato, sì, un capitano così nessuno ce l'ha. Ha raggiunto i complimenti anche di Ranieri, questo lo dice tutto, un giovane che ha fatto bene anche lui quest'anno. Quest'anno parecchi, tutta la squadra ha fatto bene, però chi ha giocato meno, chi ha giocato un po' di più, però hanno fatto tutti bene. Io ringrazio mio cugino Francesco, direttore generale Surace, il presidente Carè, Giuseppe Bava, tutta la società che ha creduto in me e io sono riuscito a dare quello che volevo dare a questa squadra, perché è la squadra della mia città. Capitano, manca l'ultima ciliegina sulla torta, anzi una delle ultime ciliegine sulla torta. Domenica vogliamo un capitano in grande spolvero insieme alla sua squadra. Adesso ci prepariamo per la sfida con Roccella e poi cercheremo di andare a giocare in finale contro il Rende. Non è facile, però ce la mettiamo tutta. Segnare non costa nulla. No, non è proibito segnare. Ce la giochiamo con tutte, con Roccella e poi quello che viene viene. Mister Calabrese, da ritornavi dopo un po' di tempo sulla panchina del Guardavalle, ti sei tolto tantissime soddisfazioni, un terzo posto inaspettato forse all'inizio campionato, una squadra che ha giocato alla grande soprattutto in alcuni momenti del campionato stesso. Allora, prima di tutto sapevamo che sarebbe stata dura. E questo è il Caputo che ha voluto festeggiare Mister Calabrese con lo spumante. Beh, dovrà fare una doccia appena rientra nello spogliatoio. Dicevamo del gran campionato del Guardavalle. Prima di tutto sapevamo che sarebbe stata dura centrare questo obiettivo perché all'inizio i programmi non erano questi,
Poi durante l'annata calcistica ci siamo presi tante soddisfazioni perché i ragazzi hanno fatto molti sacrifici dal ritiro fino all'ultima partita, anche se oggi effettivamente il Castrovillari aveva delle motivazioni ben valide perché si doveva salvare. Noi è da una settimana che festeggiamo il terzo posto e quindi i play-off, speriamo che domenica contro il Rocella ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e speriamo che la partita Guardavalle Rocella resterà negli annali del calcio. Sarà presente a questa gara come sempre durante tutto il campionato un mister. Per la partita avete una settimana per la partita con Rocella, dovete recuperare le forze, dovete cercare di... E questa rischiavo di beccarla anche io, questo secchio d'acqua rischiavo di beccarla anche io e Saro. Mister bagnato, mister fortunato, dicevamo del recupero delle forze per la partita con Rocella. Guarda, noi sicuramente giocheremo una partita con il massimo dell'umiltà perché l'umiltà è stata quella che ci ha contraddistinto in tutto l'arco della stagione. Da parte nostra, da martedì in poi, cercheremo tutti insieme perché questo è un ottimo gruppo, lavoreremo al massimo per dare l'ultima soddisfazione ai nostri tifosi e sicuramente contro il Rocella sarà una partita da tripla perché effettivamente è un derby, anche se loro sono regini, noi da parte nostra ce la metteremo tutto per vincere questa partita perché dobbiamo dare questa soddisfazione ai nostri tifosi, anche se effettivamente durante l'anno i nostri tifosi ci hanno sostenuto e poi devo fare un grande ringraziamento ai nostri dirigenti perché effettivamente hanno fatto molti sacrifici, da partire dal nostro presidente al direttore generale, direttore sportivo, e una nota particolare per Peppe Bava che è stato quasi sempre presente ai nostri allenamenti perché il presidente, il direttore generale, il direttore sportivo per motivi di lavoro erano quasi sempre assenti. Un ringraziamento molto particolare a Peppe Bava. Grazie.